Carissimi telespettatori, cari amici di Rete 55, buona serata e non dormite, non fatevi prendere dal sonno. È vero che siamo alle 11 di sera, alle 23, però è anche altrettanto vero che questa trasmissione va per tanti nostri telespettatori che sappiamo amano vedere la nostra bella Rete 55 nelle trasmissioni anche di tarda serata. Dopo viene il nostro direttore Matteo, facciamogli un po' di pubblicità perché è davvero un esperto anche nel cinema. Noi invece continuiamo la nostra lettura del Vangelo. Questa sera è ancora quello di Giovanni, che sarà letto domenica prossima, capitolo 3, versetti 1-13. In quel tempo vi era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò dal Signore Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque nato dallo spirito. Gli replicò Nicodemo: come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. C'è il desiderio di capire, di interrogare. E Nicodemo non si vuol basare su pregiudizi, su battute degli altri. Vuole deviso conoscere il maestro, interrogarlo, creare con lui un confronto aperto. È così anche per noi, non solo nella fede, ma in tante altre cose. Attenzione ai pregiudizi, ai blocchi che danno. Alle presunte capacità di aver capito tutto, quando spesso invece dobbiamo metterci in discussione. Qui c'è un legame, un senso profondo del battesimo. E cosa ci vuole insegnare? Non siamo soli, il Signore accompagna il nostro cammino, è un segno d'appartenenza. Cosa vuol dire allora essere cristiani? È la familiarità con Gesù, scoprire di essere figli nel Figlio, la fraternità in Lui. Non si può rimanere stupiti, incuriositi, attratti da Lui, ma per poter far questo dobbiamo vivere un'esperienza. Nicodemo ha vissuto un'esperienza, l'incontro con Gesù gli ha cambiato sicuramente il suo modo di parlare, di intendere, di ragionare. E le nostre esperienze quali sono? Ecco, un'esperienza che è sempre bello vivere è quella della comunità. A volte molti dicono di non credere, non perché hanno fatto grandi discorsi di teologia o di filosofia, perché sono rimasti delusi da una comunità, da un confratello, quindi da un prete, da un religioso, o in generale dalla Chiesa. Ecco, noi dobbiamo recuperare un valore comunitario che è il confronto con gli altri. E allora si passa dallo stupore, all'attrazione, al vivere un'esperienza. Quante belle esperienze si sono vissute quest'estate negli eremi. Io stesso, che ho fatto un percorso a piedi verso Assisi, ho visto questi luoghi dello spirito bellissimi. A volte sulle montagne dove bisogna salire soltanto a piedi, magari con un paio d'ore di cammino, ma incantevoli. Dove c'è gente che ti accoglie, che ti fa scoprire la bellezza di un dono. Qual è? L'essere figli di Dio. E giustamente il Nicodemo che si chiede, il Nicodemo che vince i pregiudizi, la persona che vuole comprendere che Dio gli è vicino, ha anche un'altra volontà, quella di voler cambiare. Guai se dentro di noi non c'è mai la volontà di voler cambiare. A volte lo diciamo a parole, ma poi non è che lo mettiamo molto in pratica.
Ecco, cambiare esige che ascoltiamo nella voce di Dio quello che è un desiderio, mettere noi stessi in discussione. Se uno mai si mette in discussione, mai cambia. Se uno vede solo nei peccati, nei problemi, nelle difficoltà quelle altrui, per non guardarle proprie, non cresce. Ecco, Nicodemo ci insegna questo, quando dice molto bene, ecco, come può accadere questo? E Gesù gli dice, accogli la nostra testimonianza, perché nessuno mai è salito in cielo. Come dire, se vuoi salire, prendi la scala giusta, che è il Figlio di Dio. Segui Gesù. Grazie di questo ascolto, buona serata e buon ascolto dei programmi di Rete 55.